Un saluto a tutti. Il progetto ANSU che vado a relazionare è basato sull'utilizzo di schede Raspberry P0, dal costo globale di circa 16 euro o 16 dollari americani. Poca spesa per tanta roba, veramente. E varie componenti di poche decine di euro che girano intorno a questo progetto. Essendo uno dei partecipanti a questo progetto, ho realizzato questo documentario destinato a coinvolgere iscritti ANSU di diverse parti d'Italia per il controllo globale del cielo in videosorveglianza di ciò che passa, in di specifico non convenzionale, come dico io. Per la ricerca ufologica in Liguria è un aiuto concreto, soprattutto posizionando magari diverse di queste apparecchiature in punti caldi e diversi della zona, della regione. Partecipo a questo progetto ANSU avendo installato nella mia abitazione questa scheda, in quanto riteniamo che questa tecnologia digitale è una grande risorsa per l'ufologia, specialmente per quella ligure di cui parlo in questo momento, teatro di molti avvistamenti. Nei futuri programmi ANSU su questa attività, la sincronizzazione di questi piccolissimi computer permetterà anche di avere queste macchine collegate tra loro, come ho detto prima, in una rete nazionale. Ho acquistato tutti i componenti occorrenti al progetto a seguito precise direttive e per la realizzazione fornite da ANSU tramite il creatore di tutto questo, che è Daniele Dall'Erba. Un grande pregio per questo progetto è che le schede possono ricevere assistenza ovunque da parte dei programmatori ANSU, tramite il programma VNC, così che non devono Si devono fare centinaia di chilometri, basta essere sul posto e connettersi alla rete e loro colloquiano sia con i singoli che con gli amministratori di questo progetto, i programmatori. Essi accedono alle schede da casa loro, ne vedono i monitor e ci lavorano sopra via internet. Le schede non vedetele come un progetto singolo, ma possono essere utilizzate diversificatamente, unite in una rete nazionale su internet in caso di emergenza e di eventi particolarmente diffusi. Sarà persino possibile poterla avere operativa in modo multiplo in rete con appositi rack, ma per spiegare questo dovrei fare un video completamente dedicato a questo problema, magari in seguito. La scheda Raspberry Pi Zero può svolgere importanti operazioni collegandola a una rete mediante la connessione Ethernet oppure tramite Wi-Fi e antenna incorporata che fa parte dello stesso Raspberry. Nel nostro caso è stata programmata la videosorveglianza con un programma che andrò a breve a mostrarvi. Il sistema operativo è Linux Raspbian. È stato configurato secondo gli standard ANSU, sempre dal nostro Daniele Dall'Erba, che è anche il realizzatore in toto di questo straordinario progetto. La ricerca dei materiali occorrenti, fino al setup della componentistica del device della scheda e la professionale programmazione del sistema operativo, riuscendo anche ad alleggerirlo per la poca memoria che è disponibile nel sistema operativo della scheda Raspberry, ottimizzandone le sue prestazioni. Dunque, questa è la scheda Raspberry Pi 0, così come col suo involucro e il suo coperchio, che è consigliato vivamente di non utilizzare per raffreddare lo strumento, specialmente nei mesi caldi estivi. Ora io lo apro e vi faccio vedere, ecco, questo coperchio che è relativamente utile. Vedete? Questa è la microcamera che è stata montata sul suo supporto specifico. Io addirittura ho esagerato a fissarla con un bel nastro bianco che aiuta a evitare che si possa staccare. Questo che vedete è un dissipatore di calore, molto utile per le alte temperature, per proteggere la scheda mentre lavora. Qui abbiamo tre connettori da pannello. Uno mini HDMI e due connettori mini USB come quelli che si usano nei telefoni Android. E vi faccio vedere adesso i collegamenti. Qui
Nel mio caso utilizzo un connettore di raccordo mini USB e mini HDMI che va e andrà su un cavo ufficiale che va poi al monitor destinato. Poi abbiamo questo supporto multi USB con attacco per la rete LAN. Ora collego questo connettore, eccolo qui. In questo multi USB andremo a mettere una schedina USB da 16 giga, che sarà quella che conterrà i dati che verranno rilevati dal programma Motion, di cui parlerò dopo. Andiamo a metterla. È una. Volevo mostrarvi anche questa bellissima microcamera nata per affiancarsi a Raspberry. Sapete che ne esistono anche di tipo a infrarossi, quindi ottimo lavoro anche in pochissime condizioni di luce. E poi, non meno importante, l'allocazione del sistema operativo in pratica. È una mini SD che è contenuta qui dentro. È una mini SD, signori, eccola qui. Nei modelli più nuovi c'è un supporto mini SD. Nei più vecchi invece è un SD normale, più grande, che addirittura potrebbe essere anche migliore dal punto di vista del mantenimento del calore e meno dissipazione di dati. Comunque è utilissima anche questa. Questo è il raccordo per il Bluetooth di questa bellissima tastierina smart che vedete. Questa tastierina smart è ottima per colloquiare con la scheda Raspberry quando è collegata al monitor, perché ha tutte le funzioni di una tastiera normale, molto molto utile. E infine abbiamo la connessione con questo alimentatore che alimenta la scheda Raspberry. Ecco, lo colleghiamo. Adesso il tutto, dopo averlo collegato al cavo HDMI in questa maniera, eccolo qui, verrà collegato al monitor o a uno schermo che sia compatibile e andremo a vedere. Ecco il Raspberry che è acceso in programmazione, vedete la luce che lampeggia, l'ho acceso e sta programmando. Se adesso andremo a vedere come compare sullo schermo. Dunque, questo è il sistema operativo Raspbian della Linux, opportunamente manipolato e ottimizzato, diciamo, nelle sue prestazioni da Daniele Dall'Erba. Questo è, che vado a mostrarvi, sono le opzioni di questo programma. È in tre dita, ci esce un mini computer, guardate che meraviglia. Qui ci sono i programmi vari, giochi addirittura, istruzione, ufficio, internet, questo va sul web, questo piccolo gioiellino, sincronizzazione, audio video, lettore multimediale, c'è grafica e qui abbiamo telecamera. Tutti i test da fare per visualizzare e verificare il corretto funzionamento della microcamera. Questa è la videosorveglianza con la quale poi saranno gli effetti di rilevamento dove ci interessa, per, come ho detto prima, strumenti di sistema, accessori, c'è di tutto, vedete? Ok. C'è anche una virtual keyboard.
Per chi avesse solo mouse e non avesse il tasterino che ho nominato prima, quello bellissimo, può usare tranquillamente la tastiera virtuale che fornisce Raspberry. Ora andiamo a far partire quel famoso programma di videosorveglianza di cui vi parlavo prima. E qui si chiama videosorveglianza Motion ed è interfacciato con la microcamera del Raspberry. Alla partenza del programma, ecco, esce sul desktop questa finestra di dialogo che avvertirà tutte le volte che qualcosa accadrà davanti al di movimento accadrà davanti alla telecamera. Facciamo partire, lui adesso è in movimento, ecco qua, ha dato, vi leggo cosa scrive. Il programma Motion installato sul Raspberry P0 di Beppe Petrolla ha riscontrato un movimento nella zona che controlla e a breve su Telegram Ansunet Bot verrà questa uguale notifica e il video realizzato dalla microcamera, come adesso vi farò vedere. A seguito messaggio sul video del desktop del Raspberry di rilevamento di movimento, automaticamente su Signal, sul mio telefono, o quello destinato, personale, su Ansunet Bot di Signal, verrà dato un messaggio esattamente simile a quello che è sull'interfaccia grafica dello schermo, del desktop del Raspberry. Ovvero, il programma Motion installato sul Raspberry P0 di Beppe Petrolla ha riscontrato un movimento nella zona che controlla. Dopo che è stato mandato questo messaggio, il sistema, via internet, diciamo, web, manda il video da poter visionare, il video rilevato e registrato dalla macchina. Eccolo. Questi primi video sono di pochi secondi, sono ancora in fase di programmazione e di ottimizzazione, ma verranno senz'altro allungati nel tempo.